dell'aeroporto di Malpensa e la presentazione praticamente del terzo satellite. In pratica è una struttura che consentirà di far atterrare a Malpensa e di far ripartire ovviamente i grandissimi aerei, i più moderni, tra l'altro quelli che in questo momento possono atterrare soltanto a New York. In pratica è un obiettivo legato allo sviluppo e alla crescita dell'aeroporto di Malpensa, della SEA, e tra le altre cose, diciamo così, in un momento non facile per la SEA, che non è riuscita ad andare in borsa, come tutti ricorderanno, come no, prima di Natale, certo, settimana fa, mette diciamo l'accento su un'attività importante nella quale anche i lavoratori, anzi direi soprattutto i lavoratori oltre al management, hanno avuto un ruolo importantissimo, perché non bisogna dimenticare che negli anni scorsi, ma anche di recente, i lavoratori della SEA hanno patito, hanno subito la cassa integrazione e poi tra l'altro hanno lavorato quel progetto che anche il sindaco di Milano ha considerato come positivo, che per il momento è stato accantonato, era proprio quello di consentire ai lavoratori stessi di diventare soci della società. Per cui ecco, il sindaco con Bonomi, che è il presidente della società, ha presentato questo progetto, che non è tanto un progetto quanto una realizzazione, partirà nel giro di poche settimane e permetterà all'aeroporto di svilupparsi e di affrontare anche Expo e gli obiettivi che ci si augura della ripresa con più serenità e con una prospettiva migliore. Grazie. Investimento Bonetti. Bonecchi, investimento quanto sarà? 300 milioni. Ah beh, insomma, un bel impegno. Ti ringrazio Daniele, noi ci aggiorniamo domani, quindi grazie per questa, ci riesci grazie sempre. Grazie a voi, a presto, risentirci. Grazie. Questa buona notizia, anche se per sicuramente Minelli lo sa, giusto per rispetto a tutti quei lavoratori che riguardano invece l'aeroporto di Montichiari, sappiamo che ci sono delle gravissime difficoltà sindacali e se qualcosa non verrà fatto lì invece, non dico tutti a casa, ma sì, insomma, quindi speriamo, bella questa iniziativa, importante anche, come sottolineava Sano Mariani, l'investimento, speriamo insomma che possa muovendosi la politica, muovendosi questi nuovi governi di regione a livello nazionale, portare anche un po' di luce laddove ci sono davvero delle difficoltà grosse. Allora, oggi però se mi abbiamo permetti, in linea, sì, beh, prego, se Mariani. Mi permetti, il problema degli aeroporti in Lombardia credo che sia un problema che bisogna risolvere, però esatto, certo. Non possiamo avere tutti l'aeroporto fuori casa, cioè attenzione, cioè questo discorso, non siamo ancora nel 3000 quando avremo la navicella. Con la navicella spaziale. Allora, non ti interrompo, torniamo comunque su questo argomento con Mariani, perché oggi sono state presentate, diciamo, un movimento nato solo 20 settimane fa, più o meno, giorno più giorno meno, però c'è una sfida elettorale che li porta a vedere scendere in regione Lombardia da soli, quindi vuol dire, per quanto riguarda gli elettori, col loro simbolo. Parliamo di Oscar Giannino con Fare per fermare il declino. Noi lo abbiamo in collegamento telefonico. Buonasera professore. Buonasera e un saluto a tutti i vostri ascoltatori. Grazie. Allora, una candidatura, dicevo, che vi vede correre in regione col vostro simbolo, questo è confermato? Sì, assolutamente confermato. Ecco, un simbolo chiaro, Fare per fermare il declino. Qual è l'indicazione o la voce che possiamo dare agli ascoltatori che ci stanno seguendo in questo momento, ascoltatori lombardi, non solo ovviamente, però in questo caso il nostro nome rispetto alle elezioni è Radio Lombardia, qual è l'indicazione che vuol dare, professore? Io dico semplicemente che c'è un lungo ciclo di 18 anni, di due esperienze politiche che sono la stessa esperienza politica, cioè il centrodestra, che vengono al pettine sia nelle elezioni nazionali e lo stesso giorno in Lombardia. Perché come io ritengo fermamente che il lungo capitolo di Berlusconi nel centrodestra, anche se nei sondaggi sembra diversamente, deve essere ritenuto per motivi innegabili, concluso politicamente, e sottolineo agli ascoltatori che se faranno la scelta ancora una volta del PDL e dei suoi alleati con Berlusconi, ricordino che Berlusconi ha irrimediabilmente perso le credenziali per guidare l'Italia in consesso europeo. Allo stesso modo, nella regione Lombardia,
vengono al pettine i nodi di un diciottennio di centrodestra, in questo caso per di più pressoché ininterrotto sotto la guida di Roberto Formigoni e con l'alleanza PdL Lega. Credo che i lombardi, a prescindere da come hanno votato in passato, non possano che ritenere che il modo in cui è finita l'esperienza al Pirellone è un modo che la Lombardia, per la forza della sua economia e per il fatto di essere la regione più d'avanguardia in Italia, non meritava. Ecco, professor Giannino, questo simbolo è un simbolo nuovo, è anche un nome nuovo, se vogliamo chiaro nella sua, non proprio una sigla, ecco, fare per fermare il declino. Una volta passata la campagna elettorale, qual è quindi? Mi sembra di capire che Maroni non convince. Albertini, oggi ho visto una sua dichiarazione, mi sembra che dicesse alle idee confuse. Su Ambrosoli invece? Per il dopo. Nella conferenza stampa ho detto che Ambrosoli, se dovesse vincere e farà quello che ha iniziato a dire, alcune cose sulla sanità, su un cambio di sistema, su come si nominano i direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere, per esempio, gli eletti di fare il consiglio regionale gli daranno una mano. C'è bisogno di intervenire con grande energia, perché la Regione Lombardia ha risorse in quantità pari all'importanza della sua economia, cioè è una regione importante, è il settimo Stato d'Europa in realtà. Allora, il sistema di una sanità nella quale la politica, i partiti e le correnti dominano scegliendo i direttori generali va smontato. Perché ci sono aziende sanitarie che amministrano da sole 1 miliardo di euro, ci sono 18 miliardi di euro di sanità pubblica e 6,4 di sanità privata, quindi stiamo parlando di un ammontare di risorse infinito che riguarda diritti fondamentali dei cittadini. Sulla... Allora, di fronte a quello, un cambio di marcia, se davvero Ambrosoli avrà la forza di farlo, e gli daremo anche suggerimenti su come farlo dal nostro punto di vista, non potrà che vedere una convergenza. Io mi limito semplicemente a dire che per Albertini, avendo lanciato la sua candidatura mesi fa come espressione della società civile ed essendomi trovato la risposta che aveva bisogno di Berlusconi e Formigoni, e separammo le nostre strade su questo, trovarlo adesso a fare l'antiberlusconiano formigoniano che utilizza la sua candidatura per la presidenza della regione semplicemente per dare più... Troppo tardi, dice professore? Ma no, ma si candida al Senato per rompere il premio di maggioranza al PD a livello nazionale, trovo che questo sia mancare di rispetto ai lombardi. Ecco, una domanda le stanno ponendo qui dallo studio il mio ospite, Primo Minelli della CGIL, professore. Prego, Pier, Primo. No, intanto io devo essere sincero che sulla sanità lei dice delle cose similari a quello che i nostri della categoria della sanità dicono da molto tempo rispetto alle nomine, perché oggettivamente da 20 anni le nomine sono non sul merito, non basate sulle competenze, ma basate sulle cordate e sulle amicizie. Seconda cosa, io sono contento che lei parli di fermare il declino. Io vorrei ricordarle, e ripeto, sono contento di questo, che i primi a parlare di declino fummo noi della CGIL e fummo a suo tempo, come dire, accusati di essere un po' catastrofisti da questo punto di vista. Quindi mi fa piacere che lei usi questa aggettivazione, perché di fatto stiamo davvero andando verso un declino che rischia di essere pericolosissimo. Infine, ultimissima, io sono anche qui contento e mi trovo anche un po', come dire, sorpreso. Sorpreso positivamente. Io certo. Sono contento che lei dica espressamente che in Regione Lombardia c'è bisogno di un cambio e che lei darà una mano a questo nuovo cambio che viene avanti attraverso la candidatura di Ambrosoli. Questo sono contento. La ringrazio, si ricorda quando rispondevano a chi parlava di declino che i ristoranti erano pieni. Esatto, esattamente questo, esattamente pieni, così, esattamente. E non si accorgevano che invece il declino era riferito al fatto che se il manifatturiero in Regione Lombardia se ne va, va a quel paese, è lì il declino vero, che dove si crea la ricchezza. Quindi non... la posizione di fare per fermare il declino, mi sembra di capire, si posizionerà, anche se assolutamente autonomo, lo ripetiamo per i nostri ascoltatori, anche proprio come simbolo, si sta spostando verso il centro-sinistra, perlomeno